tutti, oggi video di consigli di lettura e per l'occasione ho pensato a questa cosa. Non so se è capitato anche a voi, a me assolutamente sì e più volte, di leggere un libro che vi abbia talmente fatto innamorare o vi abbia talmente colpito nel profondo da accendere la miccia di interesse per un autore o un'autrice, al punto tale che quando esce un nuovo libro di questo autore, il giorno dell'uscita vi precipitate in libreria. Attenzione, non devono essere per forza i vostri autori del cuore, autori preferiti, o non devono essere per forza dei libri che considerate il migliore di quell'autore, i migliori di quell'autore, ma sono proprio galeotti nella passione di quell'autore. E guardando la mia libreria ho trovato comunque 10 autori che per me sono da appuntamento fisso. Se non compro il libro comunque vado in biblioteca, lo leggo, cioè sono proprio degli appuntamenti fissi. Ed mi capita anche con autori che magari mi hanno fatto innamorare con un libro, quelli successivi che ho letto non sono allo stesso livello, ma comunque proprio perché quel libro che ho letto mi ha sconvolto, mi ha emozionato, io a prescindere mantengo questa sorta di appuntamento. E anche se quel libro che mi ha fatto innamorare non è stato mai eguagliato, è stato abbastanza affinché quell'autore sia ritagliato un posticino nel mio cuore, tanto da farsi continuamente aspettare in libreria. Ok, non so se è chiaro, quindi il video di oggi riguarda i libri che mi hanno fatto innamorare di alcuni autori. Allora, iniziamo subito, andiamo con la banalità sconcertante per chi mi segue su questo canale, ovvero Haruki Murakami. Voi sapete che amo tantissimo Murakami, non tutto quello che ha scritto mi è poi piaciuto alla follia. Ci sono dei libri di Murakami, soprattutto tra gli ultimi, che secondo me non sono assolutamente dei colpi di genio, penso all'Incolore Tazaki Tsukuru o anche altri, Prima Persona Singolare ad esempio non mi è piaciuto particolarmente, però nonostante questo Murakami per me è l'appuntamento fisso. Quando esce un suo libro io devo andare il giorno stesso in libreria ad acquistarlo, perché se no non riesco a vivere senza, perché è un autore che per me, a parte che mi ha stupito talmente tante volte, ci sono talmente tanti libri di Murakami che io conservo nel cuore, che per me ha già praticamente la garanzia assoluta. È un autore che io ho scoperto con After Dark. After Dark è il primo libro che ho letto di Murakami, preso casualmente in biblioteca perché ero obsessed con la letteratura giapponese, quindi l'ho preso così durante un viaggio che dovevo fare con la mia famiglia in Veneto, mi ricordo ancora, me lo sono letto nella tratta ancora prima di arrivare a destinazione, e da lì in poi è stato un continuo cercare libri di Murakami Haruki. Però se devo pensare al libro che veramente mi ha fatto innamorare dell'autore, penso che sia quello che ho letto subito successivamente, perché After Dark è stata un'ideale miccia di interesse, è un libro che a me piace moltissimo, però mi ha detto, ah, è interessante questo Murakami, mi devo leggere altro di suo. Quello che invece mi ha detto, oh mamma, sì, devo leggere tutto, e mi ha convertito al murakaminesimo, sostanzialmente, è Norwegian Wood. Banale, però sì, effettivamente è lui. L'ho letto, mi ha sconvolto, mi ha fatto piangere, mi ha depresso, poi l'ho letto perfettamente in un'età perfetta, perché l'ho letto da adolescente, avrò avuto 15 anni, credo, quando ho letto Norwegian Wood, e mi ha fatto innamorare, cioè è un libro meraviglioso, per me iconico. È il Murakami, in realtà paradossalmente, che si allontana molto a quello di cui sono innamorato io, perché io adoro Murakami quando è veramente fuori di testa, lo amo proprio quando butta la bussola e decide faccio di testa mia e ti tira fuori un capolavoro come Kafka sulla spiaggia, che per me è il suo romanzo più bello. Però Norwegian Wood è esattamente l'opposto, nel senso, nonostante abbia degli elementi surreali o particolari tipici dell'autore,
in realtà è appartiene proprio al Murakami, quello più realista, quello più malinconico, una storia di formazione ambientata negli anni 60 con diti di jazz e Beatles, un libro che affronta temi come la depressione, la malinconia, l'incomunicabilità, l'incertezza della giovinezza, con dei personaggi meravigliosi, in primis Midori e la sua spumeggiante felicità, ma anche la malinconia, contrapposizione di Naoko, personaggio molto enigmatico, e non a caso due ragazze per il quale il protagonista impazzisce e non sa quale scegliere sostanzialmente. Io ho amato tutto di questo romanzo, questo è un romanzo che io nonostante l'abbia letto 15 anni fa praticamente, me lo ricordo ancora per filo e per segno, e mi ricordo ancora il finale di questo libro, nel momento in cui sono arrivato al finale di questo libro, che è un finale che sembra tronco, sembra non avere nessuna attinenza con quello che c'è stato prima, e che invece è estremamente vincente e potentissimo per quello che deve raccontare. Quindi veramente questo è, se After Dark mi ha detto leggi altro di Murakami, questo mi ha proprio convinto a vai in libreria ogni volta che esce un libro di Murakami, grazie. Ok, quindi è lui. Poi passiamo invece a un altro giapponese però classico. Passiamo a Yukio Mishima. Allora, Yukio Mishima, vi ho già spoilerato il titolo, però è un autore che amo moltissimo. È un autore, tra l'altro, super complesso. Io amo tantissimo anche la versatilità di Mishima, perché nelle sue opere più personali, diciamo, è estremamente politico, sanguigno, lirico, anche denso. Però ha dimostrato più volte anche nei lavori su commissione che ha fatto, lui ha scritto dei romanzi a puntate per Vogue Giappone, per Playboy, per riviste al pubblico, e ha dimostrato di sapersi destreggiare in qualunque genere senza mai perdere la propria identità. Cioè, lui ha scritto romanzi con target prevalentemente femminile, che da una parte sono dei romanzi romance satirici come Lo spumeggiante abito la sera, o delle storie glamour di donne forti come può essere La scuola della carne, per dire, e dall'altra parte è in grado anche di scrivere dei romanzi pulp come Vita in vendita, oppure ancora, se ti vai a beccare il Mishima più politico, come ad esempio in Dopo il banchetto, riconosci sempre la sua magia letteraria, la sua identità letteraria, però assume vesti completamente diverse. A volte ha quel potere antico della tradizione, della follia, che ad esempio si immerge in un capolavoro come Il padiglione d'oro. Ecco, io ho letto Mishima sin da giovanissimo, per il fatto che comunque quando andavo in biblioteca lo scaffale letteratura giapponese è stato completamente letto dal sottoscritto, e quindi Mishima naturalmente è un autore che ho letto. Ma se c'è un libro che mi ha convinto a leggermi tutto, recuperarmi tutto, e ogni volta che viene recuperato un vecchio scritto di Mishima e viene pubblicato, nonostante la breve vita, Mishima ha scritto una quantità di roba tale per cui alcuni romanzi vengono riscoperti oggi, quindi possiamo star tranquilli per un po', però il libro che veramente mi ha detto sì, cioè mi ha detto sì, anche se becchi un romanzo di Mishima che non ti piace, devi continuare a leggere tutto, perché uno che sa scrivere una roba del genere è per forza oltre l'essere umano, sostanzialmente, è Confessioni di una maschera. Confessioni di una maschera è incredibile, io l'ho distrutto dopo averlo letto. Bellissimo, un romanzo forse autobiografico, probabilmente uno dei romanzi queer più belli che abbia mai letto, perché è estremamente doloroso, intimo, sanguigno, potentissimo. È veramente un Mishima estremamente vulnerabile, anche cupo a tratti, veramente mi ha lasciato senza parole. Ve ne ho parlato in un video apposito, comunque questo è il libro che mi ha fatto, nonostante non sia stato assolutamente il primo Mishima che ho letto, questo è proprio quello che mi ha detto continua a leggere Mishima subito, quindi devo citarlo. Andando in Europa, un altro autore che sapete per me entra un po' nella mia cerchia di autori del cuore è Emmanuel Carrère.
Emmanuel Carrère è proprio un autore da cui mi dirigo ogni volta che esce un nuovo libro senza aspettare. Tant'è che l'ultimo V13, che non è uscito in italiano, è uscito in Francia, ho approfittato del fatto che ero in Alsazia, ho detto lo compro, lo leggo in francese e l'ho letto subito in francese, anche approfittando del voler un attimo riprendere il ritmo con la lettura in francese. E tra l'altro Carrère in questo senso è perfetto perché è una scrittura estremamente cristallina, quindi se volete leggere anche in lingua e sapete il francese è perfetto anche per potenziare un attimo il lessico. Però al di là di questo, per arrivare al punto in cui non sto ad aspettare la traduzione in italiano dei suoi libri, me li voglio leggere subito, il libro che mi ha convinto a dire Carrère è uno che devi leggerti sempre è stato assolutamente L'avversario. L'avversario, che in questo caso è il primo libro di Carrère che io ho letto. Letto negli anni dell'università, credo, comunque qualche po' di anni fa, più recentemente rispetto a Mishima e Murakami, però è un romanzo questo, anzi non è un romanzo, è un libro di non fiction true crime devastante, che parte nel raccontare una storia di follia, di come la menzogna può portare effettivamente alla follia attraverso la storia vera di Jean-Claude Roman, che è quest'uomo che per lungo tempo ha finto di avere una vita che non aveva, convincendo i suoi familiari di essere una persona importante, di essersi laureato quando invece non aveva fatto niente di tutto ciò, e per salvaguardare le sue bugie si è costruito un castello di tale che poi ovviamente sono arrivati i debiti, perché ovviamente doveva condurre un lifestyle di un certo tipo, invece lui fingeva di andare al lavoro, quindi è arrivato a un punto tale in cui le sue bugie non potevano essere più nascoste e anziché prendere in mano la situazione ha cercato la via di fuga attraverso il massacro di tutta la sua famiglia, ok? Quindi è un caso raggelante che aveva scosso la Francia nei primi anni 90 ed è una storia che sconvolge anche Carrère al punto che lui riesce a incontrare Jean-Claude Roman in prigione e il libro nasce proprio da questa volontà di raccontare la storia nel profondo, però mettendola anche a contrapposizione con la realtà borghese da cui lo stesso Carrère proviene. Il risultato è potentissimo e scoprirete un autore unico nel suo genere che sa dominare la non fiction e l'autofiction in modo unico. Tantissimi altri ci hanno provato allo stesso modo e secondo me nell'autofiction pochi sono i veri campioni. Posso nominare Emmanuel Carrère, posso nominare Annie Ernaux, ce ne sono pochi altri, però Carrère è top, cioè assolutamente genio indiscusso. Io torno un passettino indietro ancora e torno in Giappone perché voi sapete che uno dei miei autori preferiti in assoluto è Ryu Murakami. Non è un parente di Haruki, è un altro scrittore, purtroppo in Italia meno conosciuto, anche se posso capire perché è un po' più crudo, un po' più pazzo, Murakami Ryu, è un autore che io ho scoperto da ragazzino leggendo Tokyo Soup, Tokyo Decadence, che possiedo ancora qui, gelosamente, perché adesso sono fuori catalogo, li comprai all'epoca dell'uscita, nella piccola collana Mondadori, però in realtà se c'è un libro che mi ha fatto dire Ryu Murakami è un autore che ti piace, di cui devi leggerti tutto, tant'è che anche questo autore, siccome è anche più facile trovare le traduzioni in francese rispetto che in inglese, sono stati tradotti molti più romanzi di Murakami in francese rispetto che all'inglese, quasi tutti i libri di Murakami Ryu, che li ho qua sopra, non so se li vedete, ce li ho in lingua francese e ho preferito leggerli in francese perché era l'unico modo per leggerli. Quindi il libro però che mi ha spinto in questa passione per la scrittura di Murakami Ryu, è assolutamente Blu quasi trasparente. Blu quasi trasparente, che appunto io ho nell'edizione recente, grazie a Dio, ripubblicata da Atmosphere Edizioni qualche tempo fa, ma io l'avevo letta negli anni delle medie, tramite la biblioteca, nella vecchia edizione Rizzoli, che in realtà per collezionismo mi piacerebbe avere, quindi se dovessi trovarla in qualche mercatino o in altri modi la vecchia edizione Rizzoli, vorrò comprarla sicuramente, ne approfitterò per acquistarla per collezione, perché per me è quell'edizione che io ho preso più volte, perché io non sono uno che rilegge i libri,
ma Blu quasi trasparente l'ho riletto, l'ho preso in prestito più volte, l'ho riletto più volte, ed è un libro che almeno per quell'età mi aveva veramente colpito tantissimo. È il romanzo d'esordio di Ryu Murakami, che uscì in Giappone nel 1976, e quando lui aveva 18-19 anni, e riuscì a vincere tra l'altro il premio prestigioso Akutagawa, che è un po' il corrispondente del premio Strega Nostro. È un libro, un romanzo, che però è fortemente autobiografico ed è il racconto di Ryu Murakami, diciottenne, che si divide tra sesso, droga e rock and roll. Ok, quindi è un racconto di adolescenza trasgri, ok? Però non quel tipo di romanzi magari aggressive, punk, come li possiamo trovare in molta letteratura occidentale. È raccontato con uno spirito estremamente orientale, malinconico, fortemente malinconico, etereo, poetico, incredibilmente poetico. Io mi ricordo alcuni punti che mi aveva mozzato il fiato, Blu quasi trasparente, e per me è stato veramente un colpo. Cioè, quando ho letto quello, ho dovuto leggerli tutti, e io penso di aver letto prima di Blu quasi trasparente Tokyo Soup, ma Blu quasi trasparente mi ha convinto a dire: Ryu Murakami, sì, è lui e fa per te. Adolescenza, trasgritude, devo parlare anche di Bret Easton Ellis, che è l'enfant terrible, se vogliamo, non è più tanto enfant, però vabbè, lo spirito ribelle della letteratura statunitense. Il cui romanzo mio preferito di Ellis è American Psycho. Sono molto contento, tra l'altro, che lui stia per tornare con un nuovo romanzo dopo tanti anni di assenza dalle scene. Sto meditando di leggerlo in inglese, ma aspettiamo anche la traduzione, visto che è un bel malloppone. Il libro però che mi ha convinto a innamorarmi di Bret Easton Ellis e leggere qualunque cosa abbia fatto e di mantenere questo appuntamento, l'ho letto anche questo nella preadolescenza, e sto parlando di Meno di Zero. Meno di Zero, che è sostanzialmente Sex, Drugs e Rock and Roll, anzi Sex, Drugs e MTV, se vogliamo, generazione di giovani scapestrati degli anni Ottanta. È un romanzo estremamente crudo, molto violento, molto denso anche di quella finta superficialità, di quella superficialità apparente di questa generazione che racconta, che però è dominata da un profondo vuoto emotivo. Il modo in cui lo racconta è estremamente potente, anche con una scrittura molto secca, quasi televisiva, che in alcuni punti, soprattutto più lo leggi e più ti avvinghi alle pagine, non riesci più a staccartene, e alla fine ti pugnala proprio direttamente. A quel punto io ho detto: ok, Brit, sarai anche pazzerello, perché poi vabbè, se gli lasci Twitter in mano, lui è uno di quelli che ti fa il tweet scomodo, però chi se ne frega, è un genio, mi leggerò tutto quello che fai, quindi va benissimo, via. Poi, sempre un altro autore un po' discusso, controverso, che però per me è un appuntamento fisso, è il francese Michel Houellebecq. Io adoro Houellebecq, e Houellebecq è un autore in grado di riuscire a farmi innamorare di storie che riguardano personaggi che io detesterei nella vita reale. Cioè, i personaggi di Houellebecq sono tutti misogini, omofobi, razzisti, egomaniaci, proprio la peggior feccia della borghesia francese, ok? Che è quella che lui descrive, no? E solitamente sono dei personaggi veramente che io, se incontrassi nella vita reale, giro al largo, cioè non ce la posso fare. Però entrare nel loro universo raccontato da Houellebecq è straordinario, cioè è veramente, riesce a portarmi in posti scomodi in modo realmente intelligente Houellebecq, è potente. E il libro che proprio mi ha pugnalato in questo senso, mi ha fatto dire: sì, Michel, verrò da te ogni giorno che esci in libreria, Piattaforma. Allucinante, è proprio una bomba a mano. È un libro scomodo, anche questo, perché è un romanzo che, detta in breve, segue come tema il turismo sessuale in Thailandia, attraverso uno sviluppo a volte
da bomba a mano, ok, ma è proprio quello che mi ha convinto a dire sì, mi leggo tutto quello che fai, punto. Ed effettivamente di Houellebecq ho amato praticamente tutto ciò che ha scritto. Io ho adorato Sottomissione, ho adorato oddio, Il dominio della lotta, Le particelle elementari, tutti i romanzi, Serotonina, stupendo, cioè tutti i romanzi che alla fine sono dimostrati un'effettiva garanzia. Non ho ancora letto tutto di Houellebecq, però sicuramente un chiodo fisso è appena esce il libro in libreria me lo compro. Quindi, e poi aspetto il momento giusto per leggerlo. Ho deciso di inserire anche un'autrice che in realtà ha scritto finora solo due libri. Però, nonostante tutto, è un'autrice che io so già che andrò in libreria a comprarmi un suo nuovo romanzo il giorno dell'uscita. Ed è già successo col suo secondo libro. Cioè proprio ho detto, ah, è uscito un romanzo suo, vado in libreria e lo compro senza saperne niente. E la sera stessa ho iniziato a leggerlo, scoprendo che effettivamente è un'autrice unica nel suo genere. E sto parlando di Emma Glass. È una giovanissima autrice inglese che mi aveva sconvolto con La carne. La carne è un romanzo che io ho letto perché mi è stato consigliato da un mio amico di cui gusti letterari mi fido. Mi ha letto, per me, tra l'altro mi ha detto, per me è un po' troppo, ma so che tu lo adorerai. L'ho letto e la cosa interessante è che non lo ritengo un capolavoro. Anche il secondo romanzo suo, Il battito fantasma, non è un capolavoro secondo me, ma comunque è un'autrice abbastanza originale, fuori dalla mischia e con un talento innegabile per scrittura e atmosfera, la capacità proprio di trattare dei temi anche tosti in modo così tanto originale e denso è notevole, soprattutto perché è giovanissima, ha poco meno di 30 anni che io sappia. È proprio una voce fuori dal coro, cioè tu sai che potrebbe diventare nel corso della sua carriera un'autrice che è estremamente riconoscibile, cioè quasi dire scrivi alla Emma Glass, no? Cioè non è lei che assomiglia a qualcos'altro, è lei che ha lanciato proprio un suo modo di fare e questa cosa adoro. E riuscire a convincermi con un romanzo d'esordio a dire tutto quello che scriverai me lo vado a comprare non è cosa da poco, secondo me. Allora, La carne è un romanzo red flag, nel senso che non è un romanzo per tutti, è un romanzo estremamente feroce, difficile da gestire e racconta tematiche molto scomode, però che è giusto trattare nel modo corretto, naturalmente. E il tema del libro è l'abuso. Lo racconta però in modo estremamente originale perché lo racconta attraverso questa storia di stalking effettivamente, i cui personaggi però sono degli alimenti o comunque sembrano degli alimenti. Poi vabbè, pian piano ti rendi conto che è tutta una facciata, però comunque la protagonista è una pesca che è fidanzata con un broccolo e questa pesca è costantemente perseguitata da questa salsiccia che è il suo stalker sostanzialmente. Ok, sembra un fantastico mondo di Gumball e in realtà ti rendi ben presto conto che questa sorta di fiaba nera, anche se già l'incipit di questo libro è un pugno nello stomaco, però comunque ti rendi conto che tutto questo sorta di allucinazione ad occhi aperti in realtà sia uno strumento attraverso il quale l'autrice racconta uno sguardo molto potente su un tema difficile. Lo fa in modo originale e addirittura sfruttando questa sorta di mondo da fiaba alienato, in realtà lo rende, seppur più surreale, lo rende estremamente più doloroso proprio perché ti rendi conto che questa facciata di mondo dove i cibi interagiscono in realtà sia una maschera, una facciata di qualcos'altro, no? Quindi questa cosa mi aveva colpito estremamente, tant'è che anche il secondo romanzo, Il battito fantasma, che
è più semplice a livello di idea, perché è un romanzo horror psicologico su un'infermiera che è perseguitata da questo pianto di bambino che sente nei corridoi dell'ospedale in cui lavora. E come idea di base è più semplice, però lo sviluppo è allucinante. Cioè, per me lei è una scrittrice che nel corso degli anni potrebbe uscire con dei romanzi che veramente scuotono. Cioè, per me l'ha già fatto, però è un passo dall'arrivare al capolavoro, secondo me. Cioè, deve ancora un attimo maturare quel pochettino che le serve per poter buttare fuori un'opera che invece mette a tacere tutti. Però, secondo me, è una scrittrice che già mi ha convinto a andare ogni volta in libreria appena esce un suo libro. Poi un altro autore che mi convince ogni volta ad andare in libreria appena esce un suo libro è John Niven, che per me è l'autore top per quando voglio leggere qualcosa di leggero, qualcosa di intrattenimento. Lui scrive questi romanzi estremamente divertenti, cinici e feroci, che mi piace leggere soprattutto d'estate, quando voglio staccare dallo stress e voglio leggermi delle storie ben scritte, divertenti e anche sagaci. E il romanzo che mi ha convinto a innamorarmi di John Niven e leggerlo sempre è Uccidi i tuoi amici, che lo trovo molto sottovalutato rispetto ad altri citati, e invece secondo me è il più bello. Sarà anche che descrive un mondo di cui io sono appassionato, perché è proprio una satira sull'industria musicale britannica degli anni 90, ok? Prende di mira quel tipo di fenomeno, e tra l'altro quando vedi che come personaggi ci sono anche le Spice Girls, ad esempio Jerry Halliwell è un personaggio del libro, cioè anche questa cosa mi fa volare sostanzialmente, però è una critica di quel mondo lì, attraverso appunto questo personaggio che è una sorta di American Psycho in versione britannica anni 90, che è Steven, che è un talent scout a cui non frega niente di musica, vuole solo fare il cash, che pian piano, pur di fare cash, arriva anche ad ammazzare la gente, ok? Quindi è un American Psycho un po' più black comedy, un po' più goliardico, però allo stesso tempo adoro tutto. Poi proprio quando, se tu conosci bene la musica degli anni 90, anche quella underground, alternative, cioè cogli una marea di sfumature, di citazioni allucinanti. Ed è secondo me il suo libro più bello, molto molto sottovalutato. L'ultimo libro lo cito perché invece questo proviene da un autore che mi piace, ma di cui penso che abbia letto solo 2 o 3 libri che mi abbiano fatto innamorare. Gli altri che ho letto sì, carini, vabbè. O addirittura ho letto sì, vabbè, non è quel librone. Però appena esce qualcosa di suo lo vado a leggere. Perché è un autore che, per quanto probabilmente non scriverà mai più un libro che mi sappia parlare come questo, anche perché giustamente anche lui è maturato, ha fatto evolvere il proprio stile, ha iniziato a trattare di altre cose, quindi lo capisco, però a me parla questa parte della sua carriera. Sto parlando di Aldo Nove, autore italiano, e Super Vubinda, cioè io l'ho letto e mi era piaciuto talmente tanto da leggermi tutto e continuare a leggere un libro di Aldo Nove appena esce. L'altro libro di cui sono innamorato di Aldo Nove è Amore mio infinito. Poi gli altri che ho letto, alcuni carini, tipo La più grande balena della Lombardia mi era piaciuto molto, o anche Puerto Plata Market è interessante, però quello che veramente mi ha colpito è Super Vubinda, cioè geniale. La mia raccolta di racconti preferita, che vi ho raccontato tantissime volte sul canale, penso di averci fatto anche un video apposito proprio agli albori 6-7 anni fa, quindi andatevelo a recuperare. Comunque, questo è un caso di un autore che non mi ha convinto sempre, però comunque rimango fedele semplicemente perché ha scritto un libro straordinario, punto. Quindi questi erano 10 libri che mi hanno fatto innamorare di 10 autori e che leggo sempre. Fatemi sapere se anche voi avete degli esempi da presentare, fatemi sapere se avete letto qualcuno dei libri di cui ho parlato, insomma ditemi la vostra. Io intanto vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!